Pace e bene, cari fratelli, care sorelle, salutiamo anche tutti che ci seguono attraverso la televisione. Iniziamo questa Santa Messa nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con voi. E con il tuo Spirito. Chiedete e vi sarà dato. Cari fratelli, siamo qui radunati a chiedere, ma prima di tutto a lodare e glorificare Dio. Anche chiediamo con fede e perseveranza. E Dio, come Padre buono, mai dirà di no. Per celebrare questa Santa Messa degnamente, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Fonte di ogni bene, che esaudisci le preghiere del tuo popolo al di là di ogni desiderio e di ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia. Perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Malachia. Duri sono i vostri discorsi contro di me, dice il Signore, e voi andate dicendo: che cosa abbiamo detto contro di te? Avete affermato: è inutile servire Dio. Che vantaggio abbiamo ricevuto dall'aver osservato i suoi comandamenti o dall'avere camminato in lutto davanti al Signore degli eserciti? Dobbiamo invece proclamare beati i superbi, che pur facendo il male si moltiplicano e pur provocando Dio restano impuniti. Allora parlarono tra loro i timorati di Dio. Il Signore porse l'orecchio e li ascoltò. Un libro di memorie fu scritto davanti a lui per coloro che lo temono e che onorano il suo nome. Essi diverranno, dice il Signore degli eserciti, la mia proprietà particolare nel giorno che io preparo. Avrò cura di loro come il padre ha cura del figlio che lo serve.
Voi allora di nuovo vedrete la differenza tra il giusto e il malvagio, fra chi serve Dio e chi non lo serve. Ecco infatti, sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia. Quel giorno venendo ti brucerà, dice il Signore degli eserciti, fino a non lasciare loro né radice né germoglio. Per voi che avete timore del mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia e la sua legge medita giorno e notte. Beato l'uomo che confida nel Signore. Come un albero piantato lungo corsi d'acqua che dà frutto a suo tempo, le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Beato l'uomo che confida nel Signore. Non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Beato l'uomo che confida nel Signore. Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai discepoli: se uno di voi ha un amico a mezzanotte, va a lui a dirgli: amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli. E se quell'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani. Vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione?
Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Cari fratelli, care sorelle, il Vangelo di oggi riporta le tre raccomandazioni di Gesù: chiedere, cercare e bussare. Chiedere, cercare e bussare nella scrittura non è mai unilaterale. Si vive sempre in una dimensione trilaterale: Dio, noi, prossimo. Il prossimo chiede a noi, noi diamo al prossimo, noi chiediamo a Dio, Dio dona a noi e noi doniamo ancora al prossimo in un perenne scambio di doni che mai si arresta. È questa la legge del chiedere. Si chiede per dare, si dona per chiedere. Chiedere e dare devono essere in noi una cosa sola. Non è umiliante per noi qualificarci nei confronti di Dio come dei poveri bisognosi e anche chiedenti. Siamo certi che Egli ci ascolta e si prende cura di ciascuno di noi con amore di Padre. Gesù viene a confermarci in questa nostra fede: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Viene Gesù e non annulla questa legge, la inserisce in una grande verità di fede, aprendo così il nostro cuore ad una speranza contro ogni speranza. Dio è il buono, il santo, il misericordioso, il pietoso, il caritatevole, il paziente. Dio è verso l'uomo un dono senza fine, senza misura, senza tempi, senza circostanze. Quando l'uomo ricorre a Lui, deve avere nel cuore la certezza che la sua preghiera sarà di certo esaudita. Chi prega però deve sempre osservare la dimensione trilaterale, abbiamo accennato: Dio, noi, prossimo. Bisogno per bisogno, urgenza per urgenza, necessità per necessità. È questa la misura della misericordia che noi offriamo il Signore. Se noi saremo larghi, Lui sarà larghissimo. Se questa dimensione non sarà rispettata, Dio mai potrà esaudire la nostra supplica
perché solo i misericordiosi troveranno misericordia e solo i pii troveranno pietà. Chi è spietato di cuore mai potrà ricorrere presso Dio, non sarà ascoltato. Dopo averci insegnato a pregare, Gesù ci fa conoscere la meravigliosa bontà e disposizione del Padre. Per farlo ci fa il paragone con il nostro Padre terreno, che si presume ci ami al di sopra di tutto, ma come noi non è perfetto nell'amore come Dio. Non c'è nessun padre e nessuna madre che danno un serpente al figlio quando costui chiede loro un pesce. E Gesù ne trae una conclusione. Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano. Gesù ci chiama cattivi per accentuare la certezza di essere ascoltati da Dio quando gli chiediamo qualcosa. Perché se noi che non siamo santi né sante sappiamo dare cose buone ai figli, quanto più il Padre del Cielo. Gesù si fa garante come nostro avvocato presso il Padre della efficacia della nostra preghiera. Tutto infatti noi chiediamo nel suo nome, come egli stesso ci ha suggerito. Cari fratelli, la risposta alla nostra preghiera è il vero bene. Il bene, Dio stesso che viene e interviene a nostro favore. Egli ci dà cose buone. Non sempre quindi quello che noi chiediamo, ma sempre il bene migliore che ci manca, secondo la visione sapiente e provvida dello stesso Signore. C'è sempre tanto buio e solitudine nella nostra esistenza. Beato chi può rivolgersi ad una porta amica. Per noi essa ha un nome solo, la bontà di Dio. Possiamo, cari fratelli, con mano sicura e cuore aperto. Preghiamo insieme e diciamo: fortifica le nostre anime, Signore. Fortifica le nostre anime, Signore. I pensieri dei superbi sono vaneggiandemente e la rovina è il destino che li attende. Perché non ci lasciamo irretinire
nei piaceri fuggevoli, ma temiamo Dio nostro giudice e amiamo Lui nostra eredità, confidente supplichiamo. Fortifica le nostre anime, Signore. I timorati di Dio osservano la sua legge e praticano il suo culto, perché noi miriamo al successo immediato, ma al giudizio di Dio dinanzi al quale è aperto il libro della nostra vita, confidenti supplichiamo. Fortifica le nostre anime, Signore. Perché ciascuno di noi abbia il coraggio di chiedere a Dio i doni più alti. Cristo è lo Spirito, la sua santità e la sua salvezza. Confidenti, supplichiamo. Fortifica le nostre anime, Signore. Perché ogni nostra preghiera sia condotta con quella perseveranza alla quale ci richiama fortemente la parola evangelica di oggi. Confidenti, supplichiamo. Fortifica le nostre anime, Signore. Il Signore Gesù, che un giorno volle salire per noi sulla croce ed ora siede glorioso nei cieli, accolga accanto a sé tutti i fedeli defunti. Confidente, supplichiamo. Fortifica le nostre anime, Signore. O Dio instancabile nella tua attività, sono le porte degli uomini che restano a volte inspiegabilmente e ostinatamente chiuse. Tu sei sempre un cuore in ascolto e una mano protesa. Non lasciarci mai mancare i doni della tua provvidenza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, il sacrificio che tu stesso ci hai comandato di offrirti, e mentre esercitiamo il nostro ufficio sacerdotale, compi in noi la tua opera di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È
cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo dilettissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria, Osanna. Padre, veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa in tutta la terra
rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Vergine Santa, col suo sposo San Giuseppe, con gli Apostoli, con San Pio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati noi, invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato. Thank you.
loro lingua è riarsa per la sete. Io il Signore li ascolterò, io Dio di Israele non li abbandonerò. Venite voi tutti che siete in cammino, mangiate il mio pane, bevete il mio vino. Io sono la vita, vita nutrimento, con acqua di fonte, con fior di frumento. Io sono la vita, vita nutrimento, con acqua di fonte, con fior di frumento. Farò scaturire fiumi sopra le colline, fontane in mezzo alle valli. Cambierò il deserto in luogo d'acqua, la terra arida in sorgente. Venite voi tutti che siete in cammino, mangiate il mio pane, bevete il mio vino. Io sono la vita, vita nutrimento, con acqua di fonte, con fior di frumento. Io sono la vita, vita nutrimento, con acqua di fonte, con fior di frumento. Preghiamo. La comunione a questo sacramento sazi la nostra fame e sete di te, o Padre, e ti trasformi nel Cristo tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione di San Pio vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Buona giornata a voi tutti. Thank you.
Si lodato Gesù. Guardiamoci da un difetto che è la distruzione della carità. Sapete qual? La curiosità. L'Apostolo diceva: non voglio sapere di altro se non di Gesù e di Gesù crocifisso.